Paolo Cagliazzo. Che sono scrive. Io, lui no, io sono Paolo Cagliazzo. Io sono semplicemente un intervistatore. La prima intervista in video selfie, ok. Ah, beh, c'è sempre una prima volta. C'è sempre. Ospite della Fiera dei Rioni 2017, com'è stata questa esperienza e com'è stato l'impatto col pubblico? Veramente molto molto emozionante, e il divertimento mio di ogni sera è che quando entro in scena così conciato non mi riconoscono, e anche qui è stato più o meno la stessa cosa, e poi piano piano la gente ha capito che era quello che faceva la cava Minone Bon, che detta così con gli occhiali e la barba, molti mi scambiano per Pietro Savastano di Gomorra, forse qualche volta ho fatto anche qualche foto e qualcuno non si è reso conto che ero Tonino Cardamone, ma Pietro Savastano. Ah, e come ti trovi invece quando ti chiamano, ecco, personaggio di Gomorra? Quando ti confondono? No, no, mi fa comunque piacere perché conosco l'attore e lo stimo tantissimo. Però vorrei essere riconosciuto, mo taglia la barba o facciamo altro? Non lo so, può essere che mi taglierò la barba, ma no, mi piace perché la c'è tagliata. Fra i temi che più tratti, qual è quello che ti sta più a cuore? Non ne ho uno in particolare, diciamo io tratto tutti i temi e quello che mi stuzzica, quello che vedo in giro, tra la famiglia, durante lo spettacolo, lo dico, un comico è un osservatore, guarda, prende ispirazione e vede l'aspetto comico delle cose. Ah, perfetto. E hai creato altri personaggi oltre a quello famoso di Tonino Cardamone? Ce ne sono altri che ho fatto anche in precedenza di Tonino, però dopo Tonino era molto difficile crearne un altro, quindi ho cercato di rimanere con Tonino e portarlo con me e alternarmi tra personaggio e attore. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Ce ne sono tanti tanti tanti. Quello più recente e che mi riempie di orgoglio e che, essendo nato a San Giorgio a Cremano, sono un grande fan di un faro della comicità nazionale che era Massimo Troisi, che pochi giorni fa mi hanno nominato direttore artistico del premio Massimo Troisi, una cosa che mi fa tanto 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 piacere. E tu, ormai da comico scavato, cosa consiglieresti a chi si affaccia a questa professione? Allora, da come comico scavato, cosa posso dire a chi si affaccia alla professione? Che non è tutto facile, magari vedere il prodotto finito delle persone che sono in televisione e che hanno successo, e per arrivare a quello c'è tanto da fare. Io dico le ore di volo, come per i piloti d'aereo, c'è tanto palco da fare, tanto live, per avere tanta esperienza e poi tirarla fuori quando è il momento giusto davanti alla telecamera. Ok, va bene, grazie. Grazie a voi, ciao.